Stiamo a perdere queste chiacchiere, cerchiamo a buttare giù sto muro. O sape buttare giù quel muro chi ci vorrebbe? Ci vorrebbe di Bartolomei. E chi è? Il bomber della Roma. Quello di via la palla, te la mette per terra, te via la mira, gli tira una cannonata e te sfonda la parete. Chi ha segnato? Di Bartolomei! Agostino! Sì! Agostino! Bellissimo! Mettere a fumare la pipa che te famo presidente della Repubblica! Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone, e terra e polvere che tira vento, e poi magari piove. Mino cammina che sembra un uomo, con le scarpette di gomma dura, 12 anni e il cuore pieno di paura. Mino, non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai, i giocatori tristi che non hanno vinto mai, ed hanno appeso le scarpe a qualche tipo di muro, e adesso ridono dentro al bar. E sono innamorati da 10 anni con una donna che non hanno amato mai. Chissà quanti ne hai veduti, chissà quanti ne vedrai. Mino capì fin dal primo momento, l'allenatore sembrava contento, e allora mise il cuore dentro alle scarpe e corse più veloce del vento. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare ed il portiere lo fece passare. Mino, non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che... Capitano, mancano 3 giornate, l'equipaggio chiede: andremo in porto o no, l'equipaggio? In porto sicuramente, vediamo di arrivarci col Vessil. Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. C'è grande entusiasmo per una città che arriva di nuovo a questo titolo dopo 41 anni, è anche giusto. Ha creduto sin dall'inizio. Ma... ecco, sempre scherzoso Bruno. Thank you.
fondo del tempo, come un rimpianto, ora rinasci tu, quel sorriso sgomento, anche se vinto, non mi tormenta più. Questo mondo coglione piace il campione quando non serve più, ci vorrebbe attenzione verso l'errore, oggi saresti qui. Se ci fosse più amore per il campione, oggi saresti qui. Ricordati di me, mio capitano, cancella la pistola dalla mano. Tradimento e perdono fanno nascere un uomo, ora rinasci tu, quel sorriso sgomento, anche se finto, non mi tormenta più. L'ultima giornata sul campo? Sì, sicuramente è l'ultima giornata da calcio duro. È l'ultima? Ah no, è l'ultima! Si ricorda la prima? La prima sì, 22 aprile del 73 a Milano, San Siro. Sorriso sgomento, anche se vinto, non mi tormenta più. Calcio è un gioco di squadra, nessuno vince da solo e il successo dipende da tutti, anche dalle riserve. Impara le regole del calcio, soltanto conoscendole perfettamente potrai esprimere al meglio il tuo talento. Sii leale con l'avversario, non entrare mai in campo con l'intenzione di fare male a qualcuno. Divertiti, il calcio è allegria. Abbi il massimo rispetto nei confronti dell'arbitro e dei guardalinee. Ricorda che anche loro possono sbagliare e accetta sempre le loro decisioni senza interferire. Alimentati in modo equilibrato. Nutrirsi bene non significa mangiare troppo, ma mangiare con criterio. Ricorda sempre che prima di essere un calciatore devi essere un atleta. La condizione fisica nel calcio è fondamentale. Il grande capitale di un giocatore è il suo corpo. Abbine cura e concediti il riposo necessario. Di ogni infortunio dovrai parlarne sia al massaggiatore che al medico della società, oltre che al tuo allenatore. Non nascondere nulla, per piccolo che possa sembrarti l'inconveniente. Dopo l'allenamento, fai una doccia ristoratrice e asciugati bene. Tratta i tuoi piedi esattamente come un pianista di professione cura le sue mani. Ricordati che il calcio è semplicità. A volte per ricucire il filo della memoria basta un ago. Palla! Oh, ve lo buco, eh!